un momento particolarmente commovente, c'è stato di poco fa questo, ma continua adesso, il ricordo di Pasquale Sgotto, cioè l'anziano papà che è venuto a rendere omaggio al figlio, tifoso e dirigente del Siderno, così credo che abbracciato adesso al nipotino giù con altri familiari. La prematura scomparsa, ricordiamo, in quel funesto incidente stradale avvenuto a Locri qualche tempo fa, che ha mandato nello sconforto praticamente tutta la cittadinanza sidernese, anche perché Pasquale è un uomo molto stimato qui a Siderno, è tifoso del Siderno da sempre, nonché dirigente. Ecco, le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, come di consueto casacca amaranto bordata di bianco, quella dell'Locri, mentre il Siderno con una tenuta completamente celeste richiama ovviamente i colori sociali della squadra sidernese, bianco-celesti, i calzettoni sono appunto bianchi. Pubblico delle grandi occasioni, quello del Siderno che sventola bandierine bianche e azzurre, mentre Locri dall'altra parte è arrivata gente, non c'è il pienone nella tribuna opposta, altra coreografia che adesso si estende, quindi vedremo davvero poco per pochi minuti. L'omaggio a Pasquale, solo 7 minuti di ritardo rispetto agli altri campi, te lo dico per tenerne conto, è partita adesso, partita la gara del Raciti con il Siderno che gioca il suo primo pallone, Minici in avanti, poi Coris, Aktpan prende palla, attenzione al Siderno subito in area di rigore, pericolosamente il pallone che finisce sull'esterno della rete, occasionissima del Siderno, e c'è il portiere dell'Ocri a terra, angolo dunque per la squadra sidernese, c'è Papaleo anche in area di rigore, parte il tiro d'angolo alla traversa, forse fallo su di lui, si prosegue, Carbone ancora, altro cross, buona lucidata e poi punturiere, attenzione, ha sbagliato un gol praticamente fatto sul sinistro. Siderno che prova un'altra sortita davanti, posizione buona, attenzione a Coris, e si è fatto parare il tiro, Coris si divora un gol fatto, ha poi provato ad insaccare ma gli ha chiuso davvero la porta l'estremo difensore Locresi, intanto Carbone, attenzione Carbone, va giù, si prosegue, non c'è fallo secondo il direttore di gara, anzi ha fischiato la punizione contro Carbone. Carbone, altra puntata in avanti, attenzione a Libri, defilata a sinistra, Libri, una sorta di telefonata poi. Prova adesso a cavallare ancora per Coris, posizione altrettanto buona, poi la puntata verso il centro. All'indietro, altro errore, anche grossolano questo, attenzione, ancora all'Ocri, la puntata col destro e c'è Stillitano. Tribuna Locrese che si è riempita, Antonio, come avete potuto apprezzare anche in questa diretta, Siano di testa, poi punturiere anticipato, riprende palla Fuda per il Siderno, alla meglio la difesa del Siderno, poi ancora Siano, ancora Ruggero verso il centro, cioè, attenzione ancora Locri in area di rigore, il cross sotto porta, il tiro e il gol, Locri in vantaggio, punturiere, ha segnato punturiere e va sotto la tribuna Locrese a festeggiare, altra occasione per punturiere, l'ha messa nel sacco, ed ecco i tifosi locresi che adesso si vedono tutti, sono arrivati a gara iniziata praticamente gli ultras Locri, eccolo lì, tutti con la Serie D esposta, c'è il gol che punisce il Siderno oltre i propri demeriti. È stato un bel Siderno in questi primi minuti, mi era successa la stessa cosa anche a Locri. Papaleo invita anche Coris, ancora Coris messo giù e poi in area di rigore c'è Canfri, Papaleo il tiro alto, lancio di Minici per Fuda, altro cross teso di Fuda sotto misura, non ci arriva nemmeno stavolta Coris, poi Aktpan fa sportellate con Guttà, riconquista palla Aktpan che aggira Guttà, Aktpan parte un cross ancora sotto misura, completamente a terra con la maglia alzata Papaleo, non fischia il direttore di gara,
di Papaleo, poi mette giù Coris e anche Ordine, poi la puntata verso il centro, attenzione Actpan, Actpan in aria, pallone anticipato, altro angolo, parte Minici, troppo, c'è ancora un calciatore a terra, il tiro, poi ribattuto tiro, poi completamente sbagliato di Luciano, a sfondare da quel lato va via a Ruggero, Cavallaro, Cavallaro, adesso parte un cross sotto misura, Coris, la respinta miracolosa di Galluzzo che poi mostra il pugnetto alto così come fanno i tennisti ultimamente. È partito il secondo tempo di Locri Siderno, Siderno Locri meglio. Cavallaro, buono l'aggancio, pallone che sfugge a Sor Giovanni ma non a Luciano che rinvia il pallone. Minici apre il gioco per Aidibi, Aidibi parte un tiro, una bordata da fuori da 30 metri, pallone che finisce nettamente alto. Di testa ancora Siderno, poi Coris, Coris recupera palla, due davanti, si ostina a tenere il pallone, poi c'è Canfri, Canfri la butta davanti, Papaleo fuori! Davvero un gol divorato. Altro cross di Actpan, abbastanza teso, la testa e la risposta ancora di Galluzzo. Lancio di Teti a vuoto e poi Papaleo e il pallone che sorvola la traversa. Perde palla poi Costabile, attenzione al Siderno, il rigore, parte un cross, la respinta è stata ancora di Galluzzo, recupera palla ancora il Siderno, Fuda dall'altra parte col sinistro, Fuda, deviazione, pallone sulle braccia, tra le braccia di Galluzzo, attentissimo come sempre. Fuda perde palla, Fuda in maniera anche ingenua, attenzione alla ripartenza dell'Ocri, mancano 3 minuti e mezzo con il recupero chiamato, c'è un calciatore dell'Ocri a terra e c'è un rosso diretto. Rosso per Fuda, deve aver usato le mani, non abbiamo visto il fallo che ha commesso, c'è il calciatore dell'Ocri a terra, fallo netto su Cavallaro, non lascia correre il direttore di gara Teti, poi sbaglia la misura del cross, finisce qui, è finita la gara del Raciti, il Locri si prende anche il derby, prende tutto il Locri in questa stagione, due derby e il campionato.